Ok, allora buongiorno. Diamo buongiorno alla professoressa Scardiglio, sociologa dei processi culturali, presidente del CAP, del Centro di Servizio Ateneo per l'Apprendimento Permanente, referente del direttore della linea di azione a sostegno dei rifugiati dell'Università di Bari a Pomodoro. Ringraziamo a nome di RERU, Rete Educare i Diritti Umani, che partecipa a questo progetto Together, progetto europeo, che si occupa appunto di osservare quali sono le azioni che le università italiane e europee stanno intraprendendo per i rifugiati. E quindi chiediamo alla professoressa quali sono i servizi che offrono presso la loro università nei confronti dei rifugiati, che tipo di attività organizzate. Bene. Buongiorno a tutti. Sì, noi abbiamo istituito nel 2016 un centro servizi per l'apprendimento permanente, è stato l'output di un progetto FAMI che si chiamava Work for You ed era un progetto rivolto a cittadini di paesi terzi che hanno utilizzato appunto i fondi del Ministero dell'Interno per acquisire competenze di orientamento e di accompagnamento al mercato del lavoro. Quello è stato un momento cruciale per la nostra università perché abbiamo gestito questo progetto per la prima volta, quindi intorno al 2015 lo abbiamo concluso. E l'output di questo progetto è stato molto importante perché alcuni degli utenti del progetto hanno accompagnato altri nostri utenti proprio e altri nostri cittadini, no, dei paesi terzi che si erano avvicinati alla nostra università nell'inserimento lavorativo, nel bilancio di competenze, quindi hanno fatto un po' da tutor in quanto senior del progetto. È stato un momento importante perché in quel momento ci siamo accorti che appunto la peer education o comunque le forme di accompagnamento tra pari avevano un valore importantissimo e venivano fuori dei bisogni diciamo, dei bisogni culturali molto forti perché alcuni di loro avevano dei curricula molto importanti, avevano dei titoli di studio molto importanti che purtroppo non vengono valorizzati, non vengono. La sento. Non vengono valorizzati e non vengono riconosciuti nel paese che li accoglie. Quindi questo è stato un po' il motivo per cui abbiamo costituito questo centro servizi di Ateneo. È partito nel 2016 con un'attività istituzionalizzata di riconoscimento finalizzato. Il riconoscimento finalizzato è una procedura che viene implementata, diciamo, quasi in sostituzione del cosiddetto processo di equipollenza dei titoli, che come saprete è stato anche superato dalla riforma del mercato del lavoro e lo abbiamo utilizzato proprio per i rifugiati. Quindi non più la richiesta di equipollenza tout court dei titoli di studio, ma un riconoscimento finalizzato all'integrazione accademica. Quindi c'è stato un dispositivo del Senato che ha riconosciuto questa procedura e da quel momento in poi quindi si è facilitata l'integrazione dei rifugiati all'interno del nostro Ateneo. In questo momento il servizio di integrazione accademica dei rifugiati dà la possibilità appunto a 16 persone titolari di protezione internazionale di seguire uno dei nostri corsi di studio, di tutta l'offerta formativa dell'Università di Bari. Abbiamo già i primi laureati, due primi laureati, e in questa sessione di ottobre avremo altri due studenti laureati. E quindi questo è un processo che ormai si è istituzionalizzato e consente quindi anche il riconoscimento di crediti formativi precedenti, perché la nostra missione è proprio questa, cioè di non far ripartire da zero, ma di valorizzare il capitale culturale pregresso in un'ottica proprio di valorizzazione del capitale umano e non di spreco, che è quello che purtroppo nella maggior parte dei casi. Quindi il primo servizio è un servizio di integrazione accademica attraverso la procedura del riconoscimento finalizzato. Se la interrompo, questo non mi sembra essere limitato solamente alle vostre università, poi potrebbero con questo riconoscimento accedere anche
ad altre università oppure solo al vostro interno? Il dispositivo consente, cioè viene avviata una procedura in base al corso di studio che sceglie il rifugiato della nostra università. Chiaramente ogni procedura va finalizzata al tipo di corso di studi. Se il rifugiato sceglie un altro corso di studi in un'altra università, potrà comunque far riferimento a questo riconoscimento, ma chiaramente dovrà ripetere la procedura. Quindi l'obiettivo è anche quello di integrarle, quelle persone che hanno questo status giuridico, integrarle nella nostra comunità e avviare un percorso di accompagnamento che li segua poi nel tempo fino all'ottenimento del titolo di laurea, il titolo di studio. Ma naturalmente questa è una procedura che altre università adottano, che credo che insomma sia comunque una procedura che possono adottare tutte le altre università. Noi aderiamo anche a una rete nazionale che è appunto quella delle università inclusive. Non abbiamo avuto modo di verificare di scambiarci ancora esperienze, perché è abbastanza, diciamo, recente questa iniziativa da parte dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite, però immagino che sia una procedura comunque cantierizzabile, utilizzabile un po' da tutti gli altri atenei. Stiamo verificando quel progetto together. Stiamo verificando anche il resto, proprio stiamo facendo una mappatura e stiamo verificando un po' com'è lo stato dell'arte in tutta Europa. Quindi poi anche i risultati potremo condividerli per vedere a che punto siamo. E poi gli altri servizi riguardano ovviamente forme di sempre di valorizzazione delle competenze, di qualifiche professionali, e anche delle cosiddette soft skills, come appunto competenze trasversali importantissime per l'inserimento nel mercato del lavoro e anche il riconoscimento di abilità pregresse, di esperienze pregresse anche in contesti informali e non formali. Quindi anche in questo caso mi sembra che vada anche oltre, no, all'inserimento alla comunità universitaria, ma dia anche delle possibilità e delle risorse anche per entrare nel mercato del lavoro, no? Come diceva anche prima, da cui è nato il progetto di PIR per l'inserimento lavorativo, quindi anche in quell'ambito. E dal punto di vista amministrativo, che carichi, per attivare questi servizi, che tipo di carichi dal punto di vista amministrativo e didattico, che tipo di impatto ha sulla gestione? Ma noi abbiamo fatto la scelta di istituire un centro servizi ad hoc che si occupi, quindi che ha un direttore tecnico, un responsabile amministrativo, però la logica non è quella di far lavorare il centro servizi in modo isolato, come se fosse una monade, e quindi rifugiati all'interno del nostro centro senza un accompagnamento verso gli altri servizi. Quindi, per esempio, la gestione delle borse di studio rivolte ai rifugiati è una gestione che compete a più uffici amministrativi dell'Ateneo: l'ufficio studenti internazionali, l'ufficio borse di studio, l'ufficio contabilità, che interagiscono con lo sportello CAP, che svolge più una funzione di ascolto, di prima accoglienza e poi di individuazione del percorso più utile per l'inserimento. Ok, perfetto. Diciamo, il carico amministrativo dipende dal tipo di servizio che viene erogato dall'università. Per la gestione delle borse, che immagino conoscerai, esistono delle borse del Ministero dell'Interno e della CRUI e dell'ANDISU, che vengono, siamo nel momento della presentazione delle domande, perché entro il 30 luglio è possibile presentare queste domande per ottenere una borsa di studio. In questo momento il carico, come dire, più che amministrativo, il carico di ascolto da parte dello sportello, in epoca Covid tra l'altro viene tutto fatto appunto con questi strumenti, è un carico importante, però puntiamo a un output migliore, ancora migliore insomma quest'anno, con l'inserimento magari nella nostra università di studenti internazionali che provengono anche da altre realtà, perché l'anno scorso a novembre abbiamo
avviato una sessione insieme al CIMEA e al Consiglio d'Europa, una sessione per il rilascio dell'European Qualification Passport for Refugees, e 42 rifugiati hanno ottenuto questa valutazione dei loro titoli, e quest'anno, anche attraverso, no, una pressione dal basso, abbiamo avuto la possibilità di vedere che nel bando anche questo riconoscimento da parte del Consiglio d'Europa può essere utilizzato ai fini dell'immatricolazione. Quindi in questo momento stanno arrivando un po' da tutto il mondo richieste da parte di questi ragazzi che sono anche in altre zone d'Italia, ma anche zone d'Europa, hanno ottenuto questa valutazione da parte del Consiglio d'Europa dei loro titoli pregressi, e quindi noi abbiamo fatto girare l'informativa anche sulle borse di studio, per cui c'è un accompagnamento verso la presentazione delle domande. Ecco, questo è interessante. Come diffondete questo servizio, queste possibilità degli stranieri? Con quali canali? Come vengono a saperlo i ragazzi dei paesi terzi? Intanto è già dal 2016 che il CAP, il Centro per l'Apprendimento Permanente, ha un proprio sito istituzionale, di comunicazione istituzionale, all'interno dell'Università di Bari. Lavoriamo molto con la comunicazione che fanno poi gli studenti fuori dal contesto universitario, con le loro comunità. Ci sono già le prime associazioni di studenti rifugiati o le prime cooperative. Tra l'altro, io dico sempre che non è soltanto, diciamo, portare a termine il percorso di laurea, ma anche banalmente chi purtroppo ha dovuto abbandonare gli studi per motivi di lavoro, per motivi personali, poi rimane fidelizzato alla nostra realtà, e quindi si diventa comunità. Per dirle, tre dei nostri primi studenti lavorano adesso come mediatori interculturali per organizzazioni internazionali e diffondono moltissimo le nostre opportunità, sono degli ottimi nodi della rete di comunicazione, per cui il tam-tam fatto da studenti o ex studenti funziona moltissimo, per cui per esempio adesso nell'accompagnamento alla produzione delle domande, alla submission delle domande, sono anche loro ex studenti che non hanno portato a termine il percorso, che però accompagnano nuovi studenti potenziali nella predisposizione della domanda. Insomma, poi c'è chiaramente il classico canale social, Facebook, ma devo dire che la cosa più importante è il passaparola da parte degli studenti stessi. Certo, senta, e quindi sembra che insomma avete un sistema ben articolato. Che cosa secondo voi mancherebbe o necessita ancora di implementazione come servizio, come ulteriore servizio, come atto amministrativo? Come tutti i processi di internazionalizzazione, perché questo è un processo di internazionalizzazione, diciamo, è tra la terza missione dell'università e l'internazionalizzazione, nel senso che l'obiettivo è sicuramente offrire un servizio. Ormai il CAP offre anche un servizio strutturato di certificazione delle competenze per la regione, per il rilascio delle qualifiche, e infatti una prima sperimentazione l'abbiamo fatto proprio con i rifugiati. Sono stati i primi due rifugiati in Italia che hanno ottenuto la qualifica professionale di mediatore interculturale, che è una qualifica ovviamente riconosciuta a livello regionale, perché la competenza, come sa, è delle regioni, però è stato un traguardo importante perché questi utenti lavoravano da anni in Puglia come mediatori, però non avevano mai ottenuto un titolo riconosciuto, quindi l'accompagnamento verso la messa in trasparenza delle esperienze informali, non formali, ha portato alla evidenza delle loro qualifiche, dei loro titoli. Poi c'è stato un esame condotto dalla regione insieme al soggetto titolato, che è appunto l'università, il CAP, e loro hanno potuto ottenere questo riconoscimento importante. Credo che questo manchi, cioè noi vorremmo mettere a sistema queste esperienze che per ora sono buone pratiche di ricerca sociale applicata, buone pratiche di ascolto, buone pratiche di integrazione, però ci piacerebbe metterle a sistema. Per metterle a sistema, servono tutta una serie di condizioni di contesto
che devo dire non sono facili da realizzare. C'è tanta motivazione, tanta passione, non solo da parte mia, ma anche di colleghi che lavorano con me. Io lavoro con colleghi nel campo della psicologia del lavoro, per esempio per la certificazione, per la valutazione delle soft skills, colleghi esperti nel formative assessment, nella pedagogia applicata proprio a queste tematiche, però mettere a sistema, ecco, è la mia prossima aspirazione istituzionale, perché questo è un elemento importante, altrimenti rischiamo che tutto il valore aggiunto prodotto in questi anni si possa disperdere. Esatto, esattamente. Perfetto, io se non ha altre cose da aggiungere, mi sembra il processo e il percorso è molto, i servizi sono stati molto chiari e ben, insomma, anche complimenti all'esperienza che state facendo, insomma, perché non credo che ce ne siano tantissime. Ora, alla fine della nostra ricerca le racconteremo, ma non credo che sia così diffuso un servizio articolato in questo modo. Allora la ringrazio ancora e poi le interviste gliele mandiamo si troveranno sul sito del progetto Together. Grazie. Grazie a lei. Arrivederci.